Carissimi fratelli e sorelle, mentre andavo riflettendo sulle criticità del nostro momento, nei giorni scorsi mi è tornato alla mente un bellissimo dialogo, forse uno dei più belli, tra Don Camillo e il crocifisso, cioè il vero protagonista dei racconti di Giovanni Guareschi. E appunto, in questo dialogo la scena è questa: spalancando le braccia, Don Camillo pone al crocifisso questa domanda: Signore, che cos'è questo vento di pazzia? E poi ripropone ciò che oggi molti si chiedono, in effetti: non è forse che il cerchio sta per chiudersi e il mondo corre verso la sua rapida autodistruzione? Cos'è questo vento di pazzia? È la stessa parola, pazzia, appunto, che utilizzò il grande Chesterton a proposito degli spropositi indotti dalla cultura moderna. Non può di certo sfuggire, cari amici, la pregnanza di questa domanda nelle attuali circostanze nelle quali ci troviamo, così candidamente e veracemente formulata da Don Camillo, il buon parroco di campagna. È la questione che di fatto emerge da tutti gli animi ancora liberi e dalle menti ancora lucide che si confrontano con gli avvenimenti del momento. In effetti, oggi siamo invasi da molte, molte, troppe pazzie, come le definirebbe un qualsiasi impiegato di Milano o un comune operaio di Genova, una simpatica vecchietta di Napoli. Peccato che non abbiano voce in capitolo. C'è uno strano vento, diremmo così, che fa girare le cose in modo così insolito e stravagante. Non vuole questo mio intervento essere un'analisi più o meno approfondita di tali stravaganze? Direi proprio di no, perché gli animi liberi, le menti lucide a cui sono dirette queste parole, sono già capaci da soli di vederle e abominarle. Piuttosto lo scopo è quello di offrire una logica, di provare a offrire una logica, un'indicazione programmatica per intelleggere, intus leggere, leggere dentro l'apparente non senso delle cose che avvengono. E con la lettura trovare anche un itinerario, una missione da suggerire a tutti noi in mezzo a questo sfacelo. Molti dicono che contro questa pazzia non c'è più nulla da fare, è troppa. E quindi bisogna rassegnarsi. Ma il credente con la tempra del soldato di Cristo non è soddisfatto di questa conclusione. Si ribella, anzi, a questo spirito di rassegnazione, cerca di testimoniare quel senso che attinge alle certezze della verità eterna, che ci dona la fede, che non muta e mai sbiadisce, neppure nei momenti più critici. In questa ricerca di senso ci viene davvero in aiuto questo scrittore Guareschi, che nella seconda parte del dialogo, riferito all'inizio, propone la giusta soluzione in questa situazione appunto pazzesca. Don Camillo, insistendo nella sua posizione pessimistica, confida al Signore: oggi la gente crede soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose essenziali che non si vedono e non si toccano: amore, bontà, pietà, onestà, pudore, speranza e fede, cose senza le quali non si può vivere. Questa è l'autodistruzione di cui parlavo, continua sempre il buon Don Camillo. L'uomo, mi pare, sta distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale, l'unica vera ricchezza che in migliaia di secoli aveva accumulato. Un giorno non lontano si troverà come il bruto delle caverne. Le caverne saranno alti grattacieli pieni di macchine meravigliose, ma lo spirito dell'uomo sarà quello del bruto delle caverne. Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi? E Cristo, con il sorriso di chi sa che comunque le tenebre non prevarranno, risponde, non solo a Don Camillo, ma a tutti noi, che bisogna fare ciò che fa il contadino, dice il crocifisso, quando il fiume travolge gli argini e invade i campi. Bisogna salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l'asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme,
potrà gettarlo sulla terra resa ancora più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà, le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. Bisogna salvare il seme, la fede. Don Camillo, sempre il crocifisso che continua, bisogna aiutare chi possiede ancora la fede a mantenerla intatta. Il deserto spirituale si estende ogni giorno di più. Ogni giorno nuove anime inaridiscono perché abbandonate dalla fede. Ogni giorno di più. Uomini di molte parole e nessuna fede distruggono il patrimonio spirituale e la fede degli altri. Ecco, mutatis mutandis, cioè con circostanze differenti. Il contenuto di questo dialogo, quindi di questa soluzione proposta dal crocifisso, fa al caso nostro, cari fratelli e sorelle. Mi pare davvero che queste parole che Guareschi pone sulle labbra del Signore, così vere e commoventi, illuminino il cammino accidentato di tutti noi e indichino una vera e propria vocazione comune a tutti, indipendentemente dagli stati di vita, dalle concrete circostanze. Tutti, sebbene in modi diversi, dobbiamo sentirci chiamati a rispondere a questa missione. Qual è? Ogni uomo e donna di fede oggi ha una grande missione. Il meglio delle sue energie dovrebbe essere impiegato per salvare appunto il seme della fede, cioè, certamente, il seme, scusate, però anche dei valori, quindi la verità, ma i valori, le istituzioni che procedono dalla volontà e dalla legge, dalla volontà di Dio e dalla legge di natura, la famiglia, ad esempio, oggi terribilmente sotto attacco, la proprietà privata, tutte istituzioni che procedono dalla legge di natura. Si tratta di fare tutto il possibile per conservarle, mettere al riparo, resistendo al vento tempestoso delle follie, appunto, le pazzie delle ideologie del momento e anche di questo progetto folle, di questa operazione Covid nella quale ci troviamo. È un compito prezioso, non pretenzioso, perché è veramente necessario, che richiama una grande responsabilità. Troppo spesso ci si lascia sopraffare da una sconfortata indifferenza. E invece dovremmo tutti aiutarci a mantenere la fede e ancor prima a conservare sana la nostra mente, le nostre facoltà, la nostra persona, prestando attenzione a non lasciarci intorpidire da una certa ignavia mascherata che si nasconde dietro il perseguimento di un vuoto spiritualismo inattivo, fatalista, impreparato e forse disinteressato a fronteggiare gli immensi pericoli e inganni dai quali siamo circondati. Non si tratta di impegnarsi in imprese straordinarie, cari fratelli, per riportare le deviazioni senza numero nella giusta direzione. Non è nelle nostre possibilità, non è ciò che il cielo ci chiama a operare, è evidente. È piuttosto un lavoro di custodia, di protezione, di salvaguardia quello che va fatto. E non si tratta neppure a questo scopo di coinvolgere grandi realtà ecclesiali o istituzioni politiche, civili, imponenti, che oramai sono compromesse. Sono veramente compromesse, colluse con grandi interessi e ideologie che non sono evangeliche. Sono i piccoli nuclei familiari, i piccoli gruppi e comunità consacrate, le microscopiche ma vive realtà suscitate dallo Spirito Santo a doversi sentire personalmente interpellate. Ciascuna di queste, motivata e agguerrita nel combattere questa sacrosanta battaglia, sappia che mentre fonde lacrime e sudore, lo fa con tanti altri piccoli nuclei umani e spirituali vivi, tutti accomunati da una medesima vocazione. Cari fratelli, il contadino di Guareschi dimostra coraggio quando salva il seme, rischiando la vita e le proprie sostanze di fronte alle alluvioni, e non gli manca allo stesso tempo uno sguardo sapiente proiettato nel futuro, perché sa che il triste tempo presente prima o poi avrà fine. Dovrà necessariamente aver fine, diceva il venerabile Fulton Sheen. Il male ha la sua ora, ma Dio ha il suo giorno. E così salvare la fede e le realtà che da questa scaturiscono comporta la stessa fatica, anzi maggiore, ben maggiore, di quella del buon contadino. Una fatica che i veri cristiani oggi, senza eccezioni, sperimentano, aiutandosi reciprocamente, perché il Signore Gesù li ha uniti in questa comune vocazione e missione che affratella e lega spiritualmente.
Non dobbiamo, cari fratelli, avere vergogna o paura, timore di vivere, condividere e proteggere la fede e tutto ciò che di buono c'è e che viene dalla fede. Il buon Dio illumini le menti, le nostre menti, per convincerci che questa veramente è la missione da fare oggi, salvare il seme. Ispiri le nostre azioni, le azioni concrete da mettere in atto, e renda robuste le volontà in modo da trovare il coraggio di agire in modo coerente con la verità, ricordando che chi è dalla sua parte, anche se sembra in condizioni esterne debolezza, minoranza, eccetera, in realtà è forte perché, come diceva il grande Sant'Agostino, la verità è come un leone, non avrai bisogno di difenderla, lasciala libera, si difenderà da sola. E questa missione del resto diventa sempre più urgente in un contesto di demarcazione sempre più chiara e netta tra oramai quelli che sono due veri e propri schieramenti, ne ha parlato spesso Viganò ed è sempre più evidente sotto i nostri occhi che non c'è una via di mezzo, lo diceva profeticamente già qualche tempo fa lo scrittore Clive Staples Lewis. Il bene diventa sempre migliore e il male peggiore. Le possibilità di una neutralità, anche solo apparente, continuano a diminuire. Ecco perché più che compromessi per cercare di salvare un pochino il salvabile, quello che bisogna fare è lasciare che questa linea di demarcazione separi sempre di più e sempre meglio queste due porzioni di umanità e chi rimane dalla parte della verità, del bene, del giusto, protegga il seme, salvi il seme, ma lo custodisca integro, non un po' di seme, ma tutto il seme. Allora sì, da questo seme integro, Dio poi dopo compirà il grande miracolo della moltiplicazione. Se il seme è buono, ciò che nascerà da questo seme sarà veramente buono e sarà una terra che rifiorirà. Ecco perché adesso sembra inutile questa cosa che facciamo, invece ha un ruolo profetico, salvare il seme. Che Dio ce ne dia la forza, la grazia e ci benedica. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.